Quest'uomo aveva tutto ciò che ognuno di noi sogna: un lavoro perfetto, una casa perfetta, una famiglia perfetta e una vita perfetta. Un giorno però è andato a dormire e quando si è risvegliato, nulla era come prima. Ciao belli de zio, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose oscure, macabre e misteriose, siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. Consiglio quindi di mettervi comodi e di rimanere svegli, perché adesso iniziamo ad indagare sul file di oggi. Prima però, come sapete, il mio canale per qualche motivo è stato cancellato. In realtà non è stato cancellato solo il canale, mi è proprio stato cancellato tutto l'account Google senza una motivazione, senza aver ricevuto reclami o avvertimenti o cose del genere. Quindi non ho idea di che cosa stia succedendo. Sto registrando questo video proprio nei giorni in cui ho scoperto che il canale è stato chiuso. Quindi scusatemi se non sarò al massimo delle mie capacità, del mio entusiasmo, però ecco, questo è. Detto questo, non so se questo video verrà caricato sul canale Andrew Files, quello che c'era prima, oppure su un canale nuovo che aprirò nel caso in cui non mi ripristinino Andrew Files. Comunque sono sempre io, nel caso sia un nuovo canale, benvenuti. Anzi, bentornati perché di sicuro mi seguivate già nell'altro. E niente, vi ringrazio perché mi siete stati vicini in questi giorni, mi avete supportato, mi avete fatto le storie su Instagram. Grazie a tutti quanti, grazie anche a Eli, di Eli in Crimeland, a Gematria e Alice dell'Ora del Tè. Questi creator mi sono stati molto vicini e mi hanno supportato durante questo brutto processo, quindi io spero che mi rivedrete qua sul canale Andrew Files. Spero di essere sul canale di Andrew Files, altrimenti pazienza e nulla, cominciamo davvero. Ve lo dico già da adesso, questo caso è semplicemente assurdo. Mi sentirete spesso ripetere questa parola perché, credetemi, non c'è altro modo per descrivere questa storia. Sono profondamente confuso, mi sembra tutto troppo strano e sembra sia tutto inventato. Purtroppo però sono cose accadute nella realtà. E che ci piaccia o no, è una realtà verificata e paradossalmente ripetibile. Ok, iniziamo ufficialmente con l'assurda storia di Scott Falater. Scott è un uomo di successo, pacato e amorevole. Purtroppo non sappiamo praticamente nulla sul suo passato, tranne il fatto che fosse cattolico e che ha poi abbracciato una nuova religione. E scusate, ma devo leggerla perché è lunga. La nuova religione che ha abbracciato si chiama Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, che a quanto pare è legata alla religione mormone, tutte varianti del cristianesimo, insomma. Scott, ai tempi del liceo, conosce la bella Jarmila Klesken e la loro relazione inizia quasi come una favola. Una fonte racconta che lei si addormentava spesso durante le ore di matematica e fu in una di quelle situazioni che Scott le chiese il primo appuntamento. Da lì hanno iniziato a frequentarsi sempre più spesso fino ad unirsi in matrimonio nel 1976, all'età di 20 anni. Entrambi avevano 20 anni, quindi sono entrambi nati nel 56. Il punto è che i due nuovi coniugi sono davvero innamorati e, stando a quanto detto dagli amici, non potrebbe esserci una coppia migliore di questa. Scott diventa un ingegnere della Motorola, mentre la moglie, Jarmila, un insegnante in una scuola materna. Lei si dedica molto alla famiglia perché in casa arrivano ben due bambini. Il primo è un bambino che chiamano Michael e la seconda una bambina di cui non conosciamo il nome. Vivono tutti felici e contenti a Phoenix, in Arizona. E, indovinate? La zona in cui vivono è perfetta, un sogno fatto realtà, come del resto sembra essere la loro vita. I vicini sono tutte famiglie perfette e non sono registrati pregiudicati o reati di nessun tipo nell'area. Sembra che Scott viva in un angolo di paradiso. Viene descritta come la famiglia del mulino bianco. Pensate che persino Michael, loro figlio, dice di non aver mai sentito litigare i suoi. Insomma, tutto perfetto, un quartiere perfetto, dove tutti si conoscono e sembrano tutti dei robot per quanto sembri andare tutto bene. Il classico quartiere dove non succede mai nulla. Vi ricorda qualcosa? Però ragazzi, è ovvio che in una coppia si litiga, anche per qualcosa di futile. Quindi forse Scott e Jarmila sono dei genitori talmente bravi che sanno come non farsi sentire, riescono a non turbare la vita dei figli, ecco. Oltre a questo, Scott è un marito leale, fedele, un ottimo papà.
e un eccellente lavoratore. Yarmila invece è un'insegnante che poi ha deciso di fare la casalinga all'arrivo della seconda figlia. E ovviamente anche lei è un'ottima mamma. Da quel che sappiamo, i figli non hanno proprio mai avuto alcun tipo di problema. Inoltre a tutto questo, vivono in una casa splendida con tanto di piscina in un quartiere bellissimo. Una situazione in forte contrasto con quelle che siamo abituati a sentire in storie del genere. Almeno da ciò che sappiamo, tutto sembra bellissimo. Una vita perfetta. Ma è proprio in questo clima di assoluta bellezza che arriva la sera X. La sera in cui tutto questo equilibrio si sgretola e per una ragione davvero insensata. È il 16 gennaio 1997, una sera normale come tante altre. La famiglia di Scott è serena come sempre. Lui ha avuto una giornata di lavoro assolutamente tranquilla, è tornato a casa e ora insieme alla sua famiglia si siede al tavolo per la cena. Mangiano e parlano del più del meno. E Yarmila, a un certo punto, ricorda a Scott che deve dare una controllata al filtro della piscina perché è guasto. Scott quindi, dopo cena, va al computer a lavorare ancora un po' e verso le 9 di sera va a controllare il filtro della piscina. Però non riesce a fare granché. Sembra che la pompa sia difettosa o che comunque non sia in buone condizioni e Scott non riesce proprio ad aggiustarla quella sera. Diciamo che si incazza abbastanza perché sta lì mezz'ora ma non riesce a fare niente di concreto, anche perché ormai è buio, ha cenato, ha lavorato troppo e giustamente vuole riposarsi. Avrebbe potuto continuare con la piscina l'indomani, quindi torna in casa e vede Yarmila addormentata sul divano. La televisione è accesa e sua moglie si è appisolata mentre la guardava. Allora Scott la sveglia dolcemente e le dice che avrebbe riparato il filtro il giorno dopo. Poi le dà il bacio della buonanotte. Sale quindi in camera da letto, ma prima si assicura che i figli siano a nanna. Dopo aver controllato, finalmente si prepara anche lui per concludere quella giornata assolutamente normale. Ed è qui che iniziano le cose assurde. Passa un po' di tempo e Scott ricorda di essere andato a dormire, ma ad un tratto apre gli occhi e si ritrova in pigiama, in piedi, e ha dei poliziotti armati davanti agli occhi, che gli puntano una pistola in faccia. Gli urlano contro, gli intimano di rispondere e di alzare le mani. Scott è confuso, stordito per il sonno, ma alza lentamente le mani. Poi chiede: «Cosa ci fate in casa mia?» Domanda più che lecita. Se non fosse che da quando Scott è andato a dormire, fino all'arrivo delle forze dell'ordine, è successa una cosa assurda, una tragedia indescrivibile. Torniamo un attimo indietro nel tempo. Sono più o meno le 22 o poco dopo. I vicini di casa di Scott sentono dei rumori parecchio sospetti. Si chiamano Stephanie e Greg e si stavano godendo tranquillamente la serata. Ma ad un certo punto qualcosa lì fuori attira l'attenzione di Stephanie. Vorrebbero andare a letto in realtà, ma lei sente qualcosa di davvero preoccupante, come delle urla. E in generale dei suoni molto molto sinistri. Quindi va e si affaccia alla finestra per sbirciare nel giardino dei vicini, che sarebbero Scott e Yarmila. Essendo case confinanti, possono guardare ognuno lo spazio dell'altro. E gli occhi di Stephanie quella sera vedono Yarmila per terra a bordo piscina. All'inizio non sembra neanche aver capito che quella signora fosse proprio Yarmila, ma facendo 2 più 2 capisce che poteva essere solo lei. E vedendola, Stephanie pensa che forse la sua vicina si sia ubriacata, o che per chissà quale motivo è caduta per terra in giardino ed è rimasta lì. Come tutti, conosce la famiglia di Scott, sa che sono delle persone equilibrate e praticamente perfette. Ma per quanto strano, per qualche secondo non sospetta chissà cosa. Stephanie fa un ragionamento della serie: boh, sarà ubriaca, cavoli suoi. Il problema si presenta quando, pochi istanti dopo aver visto tutto ciò, la donna vede Scott uscire di casa. È in pigiama e afferra il corpo di Yarmila come un sacco di patate. A quel punto il cuore di Stephanie le sale in gola perché capisce che c'è evidentemente qualcosa che non va. Ma la cosa assurda che la sconvolge è che ha visto Scott, il vicino tranquillo e perfetto, trascinare Yarmila al bordo della piscina e buttarla nell'acqua. Non contento, le tiene pure la testa sotto, come per affogarla. Stephanie non ha quasi più dubbi e crede seriamente che stia succedendo l'inevitabile. Se davvero Scott sta facendo quello che sta vedendo, non c'è un secondo da perdere. Chiama il marito Greg e lo informa della cosa. Subito dopo i due chiamano il 911 pregando gli agenti di intervenire in fretta, perché c'è il rischio di arrivare troppo tardi. A questo punto arriva in fretta una pattuglia e, per sorprendere Scott, che nel frattempo è rientrato in casa lasciando Yarmila a mollo in piscina, decidono di entrare da lui attraverso il giardino dei vicini, quindi non dalla porta principale. A quel punto però gli agenti si rendono conto che, per la povera Yarmila, non c'è più niente da fare. Ha diverse ferite da taglio
e l'acqua della piscina è diventata quasi tutta rossa a causa del sangue che ha perso. I figli dentro casa sembrano totalmente ignari della tragedia e sembra ignaro lo stesso Scott. Infatti, come vi avevo detto, viene sorpreso all'improvviso dagli agenti che lo minacciano. Ragazzi, preparatevi perché quello che sto per raccontarvi è incredibilmente assurdo. Ai bambini ovviamente non viene mostrato il cadavere della madre, né viene subito spiegato loro quello che è successo, anche perché sarebbe stato a dir poco traumatico. A Michael, per esempio, loro figlio, uno degli agenti dice che i suoi hanno litigato e che la mamma ora non c'è più. Michael però rimane perplesso, perché per sua stessa ammissione dice che non aveva mai visto litigare i suoi. Giustamente si chiede, ma è possibile che in una sera non solo i miei hanno litigato? Ma mia madre è anche andata in cielo? Cioè, era una cosa veramente assurda per lui. E la cosa interessante è che queste domande non se le fa solo il bambino, ma tutti i presenti in quel momento. Perché se sembra che vi sfugga qualcosa, se vi sembra che ci sia qualcosa di strano in tutto questo, è perché non si capisce come siano andate davvero le cose. Quello che voglio farvi capire è che non siamo confusi solo noi, ma proprio tutti in quel momento. Come si spiega Yarmilia morta nella piscina? Come si spiega Scott di colpo diventato un assassino? E soprattutto, come cavolo è possibile che lui sembri completamente ignaro di quello che è successo? Anche quando lo arrestano, lui è confuso, ancora assonnato, quasi stordito. Non ha la più pallida idea del perché lo stiano portando via, né perché la sua adorata moglie si ritrovi riversa sul fondo della loro piscina. Pensa che tutto questo sia assurdo, ma non può far altro che seguire gli agenti. E subito dopo, l'interrogatorio. Uno strano, veramente assurdo, interrogatorio. Scott racconterà che il viaggio fino in centrale di polizia per lui è stato quasi surreale. In quel momento era davvero confuso, aveva capito che fosse successo qualcosa di orribile, ma non poteva immaginare quello che gli avrebbero detto gli agenti. Arrivato in centrale, ha notato proprio una sezione con la scritta omicidi. E quando si è reso conto che lo stavano portando lì per l'interrogatorio, ha avuto una bruttissima sensazione. Viene fatto accomodare in sala e l'agente che lo interroga gli conferma la morte della sua adorata moglie. A quel punto lui realizza quanto fosse assurda tutta questa vicenda e non riesce minimamente a spiegarselo. Ripreso dalle telecamere, Scott si mostra davvero scosso. È incapace di formulare frasi complesse. Sembra passivo agli eventi, ma profondamente dispiaciuto. Non cerca neanche di controbattere le insinuazioni dell'agente e non oppone resistenze verbali di alcun tipo. Si dimostra sconvolto per la situazione, quasi docile. La cosa che ripete spesso è che non ricorda nulla. Non riesce a ricordare neanche un singolo momento in cui ha ferito sua moglie e ovviamente non ricorda di averla trascinata in piscina. Gli sembra persino assurdo che i suoi vicini lo abbiano visto fare una cosa del genere. Vivono tutti in una zona tranquilla, con famiglie tutte ottime, perfette e tranquille. Quindi gli sembra anche strano che loro, quella sera, avessero inventato tutta questa testimonianza. Dai video si può vedere che Scott è chiaramente confuso, non sa cosa dire, a parte confermare di amare sua moglie e di non ricordare nulla. Vi faccio vedere alcuni pezzi. It just didn't seem real. I'm not sure that I was 100% coherent while I was sitting in the police car, and so I'm not sure that even until I got to the police station that I was 100% convinced that Yarm was dead. Had seen the word homicide all over the place as I walked into the room. So right at the beginning of the interrogation, I asked the detective, I said, you know, I'm assuming that Yarm is dead since this is homicide. And he said, yes, she is. Obviously you think I did it. I don't know what makes you think that. Well, because I had a neighbor staring at you watching me do it, that's why. I'm sorry, I don't remember doing it. You remember more than that. No. All I could say was I don't remember doing anything like that. Nothing that's related to hurting your arm at all. I loved her. Been married all my life. She certainly didn't deserve to die. She's a good wife. Great mother. All my kids. I didn't know there was blood on me. I
I'm sorry, I didn't know there was blood on me. Hey, Chris, saw me pushing her in the pool. Yes, sir. Well, actually, a lot more described than that. I was under the impression that she had drowned. You've got to be kidding. That's what I meant. La gente che sta parlando con Scott in realtà non crede minimamente al fatto che lui non ricordi nulla, anche perché gli fa notare che ha del sangue sul collo e non sul resto dei vestiti, come se si fosse cambiato, cioè aveva la maglietta bianca completamente pulita, ma era pieno di sangue tutto qui dietro. Cioè, era impossibile che non si fosse minimamente sporcato, era chiaro che avesse cambiato i vestiti. Al che Scott dice di non essersi nemmeno accorto di questa cosa. Dice che non sapeva di avere del sangue addosso e di non ricordare di essersi cambiato. Ve lo dico per farvi capire quanto fosse stordito. Comunque presto gli investigatori scoprono altre cose decisamente strane. Pare che Scott avesse nascosto dei guanti o comunque degli oggetti molto particolari prima di andare effettivamente a dormire. Poi il sangue che si trovava sulla scena copriva buona parte del bordo piscina, ma il dettaglio forse più atroce di questa storia sono le 44 coltellate inflitte alla povera Yarmilia. La maggior parte di questi colpi non sono stati letali, ma si tratta di un numero davvero allarmante, assurdo se consideriamo l'amore che Scott dice di aver sempre provato nei confronti di sua moglie. Voglio soffermarmi un attimo infatti su questo numero perché 44 colpi, ragazzi, sono tantissimi. Cioè si tratta di un delitto passionale di una brutalità estrema. Come se volesse farla morire tra atroci sofferenze. La cosa strana è che di quelle 44, la maggior parte erano sulle braccia e in posti non letali, perché la donna stava chiaramente cercando di difendersi in tutti i modi mentre lui continuava a pugnalarla, e infatti addirittura i vicini hanno sentito le sue urla. Ma quindi com'è possibile che in casa i figli non abbiano sentito nulla? La faccenda a questo punto è assurda quanto terribile. E agli occhi degli inquirenti sembra palese che Scott sia il solo ed unico responsabile del delitto, anche se non riescono a trovare un movente. Da qui in poi passa del tempo, perché la burocrazia non è lenta solo in Italia. Per il processo, infatti, dobbiamo aspettare un bel po'. Ma intanto la notizia gira e scandalizza l'intero vicinato, come anche tutta la città e l'intero stato. La narrazione della vita di Scott è in netta contrapposizione con gli eventi. Questo fa pensare. Spesso abbiamo parlato di persone apparentemente perfette dall'esterno, ma che al loro interno nascondevano un lato marcissimo. Qui però non sembra esserci niente del genere. Scott e la sua famiglia, da quel che sappiamo, erano davvero perfetti come sembrava. Il 24 maggio 1999 arriva l'inevitabile e attesissimo processo. Un processo che verrà definito come surreale. Io ve lo dico, non siete pronti. In sostanza, l'avvocato difensore di Scott giustifica la tragedia secondo questa scusante. L'uomo avrebbe ucciso sua moglie perché è sonnambulo. Ok, lo ripeto per farvi rendere conto del peso di queste parole. Scott avrebbe ucciso sua moglie perché sonnambulo. Alcuni parenti di Scott sono intervenuti durante il processo sostenendo che l'uomo, già da piccolo, soffrisse di sonnambulismo. Raccontano che una volta aveva anche aggredito sua sorella in questo stato di incoscienza. Lei aveva provato a svegliarlo e lui l'ha strattonata e buttata per terra con molta violenza. Quindi ecco, in famiglia era risaputo che soffrisse di sonnambulismo. Ma la cosa strana è che questo particolare venne fuori solo al processo. Prima nessuno ne aveva mai parlato, ma in ogni caso il sonnambulismo non può assolverlo dalle accuse di omicidio. Non in questo caso, perché c'è stato un caso in Canada in cui una persona è stata dichiarata non colpevole per via del sonnambulismo, ma quello che ha fatto Scott è davvero troppo. Adesso vi spiego meglio. L'atteggiamento di Scott la sera dell'omicidio potrebbe in effetti dar valore al sonnambulismo. Era palesemente disorientato e sembrava davvero non capire cosa fosse successo in casa sua. Ma le prove, ragazzi, non mentono, e il sonnambulismo appare sempre più come una sorta di scusa. Cioè, dalle ricostruzioni è emerso che si è cambiato i vestiti una o addirittura due volte dopo il delitto, e avrebbe nascosto i vestiti sporchi in una sacca dentro la sua auto. E sono cose che i sonnambuli non fanno. Cioè, non si mettono a nascondere le prove di un delitto se neanche sanno di averne commesso uno.
capite? Infatti la polizia non ha neanche mai creduto che fosse vero. E al processo la versione della difesa sembra molto romanzata. Cioè dipingono Scott come preda di un abbaglio mistico dovuto a traumi repressi. Ma da quanto si sapeva, l'uomo non aveva avuto alcun trauma nella sua vita. Poteva essere un periodo stressante, sì. E lo stress può aggravare il sonnambulismo, certo, ma colpire 44 volte con un coltello sua moglie lo avrebbe fatto svegliare. Gli avrebbe fatto rendere conto che stava succedendo qualcosa. Nonostante tutti i dubbi, la difesa continuò su questa linea. Quindi l'assurdità di questo caso sta proprio nella verità, che sembra oscillare tra il dubbio e la certezza. Perché, vi spiego, malgrado il sonnambulismo, Scott Falater viene comunque condannato. Ma la faccenda fa riflettere moltissime persone. Vi sorprenderà sapere quanto poco conosciamo il nostro cervello. Ci sono delle zone d'ombra, specialmente legate al mondo dei sogni, su cui sappiamo davvero poco. E questo è il motivo per cui in giro ci sono tanti ciarlatani. Tuttavia la faccenda di Scott viene presa con un certo cinismo e viene fatta rispettare la legge in modo concreto, non so come dire. Si guardano solo le prove e sono prove schiaccianti contro di lui con tanto di testimonianze visive. All'inizio quindi Scott rischia la pena di morte, ma alla fine la giuria lo dichiara colpevole e lo condanna all'ergastolo senza condizionale. Oggi Scott rimane in prigione, dove vivrà il resto dei suoi giorni. Ha detto che pratica la meditazione, che dorme molto e che ha ricevuto varie lettere da tante altre persone sonnambule. Ha detto che incoraggia chiunque abbia un disturbo del sonno a farsi aiutare, a non aver paura di parlarne perché potrebbero accadere cose terribili. I suoi figli lo hanno sempre sostenuto, sia durante il processo che dopo la condanna. Scott afferma di essere stato in contatto con entrambi nel corso degli anni. Dice di non poter essere più orgoglioso di loro. Morirà felice di averli avuti così. Michael, il più grande, è rimasto molto in contatto con Scott, anche se durante la pandemia ha dovuto limitare le sue visite facendo solo delle videochiamate. Questo dice che lo sosterrà fino alla morte. È convinto che suo padre non abbia fatto niente di sua volontà. Dal canto suo, Scott si strugge per quello che ha fatto. Ha accettato la cosa anche se non se lo spiegherà mai. Non chiede perdono per il suo gesto, anzi lo chiede solo alla moglie defunta, che, dice, spera di rincontrare in paradiso. Questa è una delle sue ultime dichiarazioni rivolte alla moglie. Voglio essere sicuro di essere ancora degno di lei, specialmente con il mio attuale comportamento. Il punto è che da quel carcere ormai non può più uscire. A meno che non evada, ma non credo sia questo il caso. Scott, dalle immagini e dai video, si è sempre mostrato come una persona pacata e tranquilla. È assurdo che un uomo del genere abbia commesso un atto così brutale. Nel sonno non poteva riconoscere sua moglie, quindi perché le ha fatto del male? L'ha scambiata per qualcun altro? Aveva voglia di ferire qualcuno in quei giorni? Non si capisce e secondo me non si capirà mai. È difficilissimo andare a scavare nella psiche delle persone. Potremmo discutere per ore sulle motivazioni che hanno portato a questa tragedia, ma non credo sia il caso. Quindi piuttosto, ragazzi, parliamone qui sotto nei commenti. Se non aveste ancora capito, io davvero non so cosa pensare. Cioè, vi rendete conto che se la versione di Scott è vera, siamo tutti sempre in pericolo? Cioè, chiunque potrebbe avere un episodio di sonnambulismo così violento da uccidere a caso. Nuova paura sbloccata. Sì. Ma dato che non so niente dei disturbi del sonno, lascio la parola a voi che magari sapete qualcosa in più. Ma prima, per i pochi affezionati che rimangono fino alla fine, spoilerò che nelle prossime settimane parleremo anche del motivo per cui i clown oggi fanno paura a tante persone. E si tratta di una storia vera, purtroppo, che ha per sempre sconvolto il modo in cui le persone vedono i pagliacci. Spero quindi che rimarrete nei paraggi, per cui se vi ho incuriositi, ricordate di massacrare il pulsante iscriviti. E niente, vi ringrazio ancora e vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file. Ma se non avete voglia di aspettare fino alla prossima settimana, vi consiglio di cliccare o qui o qui. In entrambi i casi troverete una storia da brividi che mi ha sconvolto veramente nel profondo. Per cui se non vi siete ancora stancati di me, ci vediamo lì. Ciao!